Che spirito domani si affronta il Trento? Ma con lo spirito di una squadra che deve essere consapevole della situazione, ma nello stesso modo non deve perdere autostima e voglia di dimostrare i propri valori. Quindi grande aggressività, grande voglia di essere umili, ma nello stesso tempo di avere personalità, di giocarsi la partita contro una squadra forte. Come hai dovuto lavorare questa settimana, da un punto di vista sia tattico che anche da un punto di vista morale, immagino? Ma sai, ieri abbiamo fatto un po' di lavoro tattico, di correzione e in funzione della partita. Oggi metteremo ancora a punto qualcosa. È chiaro che in 2 giorni non si fanno tantissime cose, ma si può incidere. E come giustamente dicevi, devono ricaricare le batterie, perché i giorni sono pochi, le partite sono vicine e quindi devono essere bravi a sgomberare la mente e a ricaricarsi, perché le valutazioni bisogna farle domani. Quello che è successo ci deve dare molto a livello di insegnamento, di consapevolezza, però devono andare oltre. Il Trento cosa dice? Trento è una squadra forte, con giocatori di grande individualità e di esperienza, costruita un po' come il Novara, con l'obiettivo di arrivare nelle prime posizioni, e quindi ci aspettiamo un avversario difficile, però nello stesso tempo io continuo a dire che vedo equilibrio, vedo possibilità di vincere e perdere con tutti, quindi sicuramente li rispetteremo, ma non abbiamo paura del Trento. Mister, che mastro vedremo domani? Magari un cambio tattico è possibile? Ma non lo so, io penso che l'ultima partita non sia stata tanto una problematica tattica. Ho visto la squadra che ha creato troppo poco, ma i ragazzi mi dicono che giustamente ci sono anche delle partite, e ne sono consapevole, dove succede poco e bisogna rimanere in gara. Noi dobbiamo regalare poco, dobbiamo cercare di prenderci qualche meno rischio gratuito in certi momenti con delle letture semplici e chiaramente di fare più azioni da gol, perché nell'ultima partita non sono stato contento, ne abbiamo fatte troppo poche.